Intervista esclusiva a Lorenzo Crespi. Dal successo ai miei amori. Lorenzo Crespi è divenuto famoso al mondo televisivo per aver interpretato numerosi ruoli in varie fiction e serie televisive. L'attore in breve tempo scopre il successo e diventa un uomo ambito e ricco. Grazie alla sua bravura, Lorenzo viene chiamato in vari salotti televisivi, ma non solo, a maniera di conoscere anche tantissime persone appartenenti al mondo dello spettacolo. Ma si sa, il successo ha anche spesso e volentieri il rovescio della medaglia e presto iniziano a circolare voci insistenti che lo definiscono l'amante di Romina Power e di Paola Perego. Crespi però ha anche maniera di innamorarsi sul set. Ha avuto una relazione durata un anno con Manuela Arcuri. Ma non solo. Ha amato anche un'altra donna, Luna Berlusconi. In quel periodo Lorenzo ha vissuto in stretto contatto con tutta la famiglia Berlusconi. Lorenzo ha anche una forte amicizia con Barbara D'Urso, la quale negli ultimi anni l'ha invitato nei suoi programmi televisivi e dove recentemente ha avuto un forte scontro con l'opinionista Carina Cascella. Lorenzo Crespi, in esclusiva per noi, risponde a tutte queste domande. Ciao, come stai? Abbiamo appreso che da tempo non stai bene. Ora stai un po' meglio? Sì, grazie, sto molto bene. E purtroppo il problema rimane. Ma se lo tieni sotto controllo, vivi bene. Sto bene, grazie. Da giovane hai abbandonato la tua terra, la Sicilia, per trovare lavoro a Milano. Hai lavorato come cameriere, buttafuori nei locali. Come sei arrivato a diventare modello per Giorgio Armani? Qualcuno ti ha notato per la tua altezza o per la tua bellezza? Purtroppo si dà troppo credito a Wikipedia, che dice e scrive un sacco di menzogne. Non ho mai fatto il modello, non ho mai fatto il cameriere e lavoravo per un'agenzia di sicurezza. E con Armani sono diventato testimonial nel 1996, dopo 6 film. Da lì la tua carriera ha spiccato il volo, quando nel 1995 hai preso parte alla pellicola cinematografica I Buchi Neri e dove sul set hai avuto maniera di conoscere e innamorarti di Manuela Arcuri. Perché non ha funzionato tra voi? I Buchi Neri è del 1994. Manuela Arcuri aveva 17 anni, io 23. Ci siamo innamorati, ma poi lei si è fermata. Io invece la mia carriera ha spiccato il volo. L'anno dopo feci 3 film. Finì tutto così. Dopo varie fiction, dove ricevi anche dei premi, interpreti nella serie di successo TV Carabinieri il ruolo di Tommaso Palermo. Per quale motivo a un certo punto viene allontanato dal set? Ci puoi raccontare che cosa è accaduto nello specifico? Non è accaduto nulla, è venuta fuori una malattia congenita che era una stenosi del canale che mi ha tenuto paralizzato un anno e mezzo. Poi ho avuto un intervento. Sono stato 8 mesi in fisioterapia e rientrato, sono passato in Rai a girare la fiction Gente di Mare 1. Un'altra serie televisiva che ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni e milioni di telespettatori è stata Gente di Mare. Che cosa è accaduto nella seconda stagione? Per quale motivo sei stato sostituito da Fabio Fulco? E poverino, Fabio Fulco ci ha provato a sostituirmi, ma poi hanno dovuto chiudere la serie perché gli ascolti erano molto, molto bassi. Io ho avuto un problema, ho ricevuto 2 proiettili in una busta che erano indirizzati a me, ma non volevano colpire me. C'erano dei problemi con la produzione e posto dove lavoravamo.
dire qualcosa a qualcuno? Vorrei dire tante cose a qualcuno, ma preferisco averli di fronte. Sono fatto così. Se tu potessi tornare indietro, che cosa cambieresti? Nulla. Rifarei esattamente le stesse cose e valutando meglio le persone che ho incontrato, perché ad alcune ho dato veramente tanto, troppo, pure molto di più di quello che meritavano. Possiamo dunque affermare che Lorenzo Crespi ha conosciuto la ricchezza, ma anche tante donne appartenenti al mondo dello spettacolo. Che cosa c'è di vero sulle voci che circolavano qualche anno fa circa le presunte relazioni che hai avuto con Paola Perego e Romina Power? Io non ho mai fatto il nome di Paola Perego, quindi questa è una domanda alla quale non posso rispondere. Parlano i fatti, i tweet. Romina Power, hanno giocato un po' con il mio nome. Io avevo 24 anni, non potevo essere la causa di un divorzio dopo 30 anni. Più che altro, hanno scaricato la colpa su di me, ma qualcuno dovrebbe prendersi le proprie responsabilità di tutto questo. E l'unico è Albano. Sei stato fidanzato anche con Luna Berlusconi. Ci puoi raccontare qualche aneddoto di quando vivevi a stretto contatto con la famiglia Berlusconi? Ti sentivi a disagio? Assolutamente no. Io ho amato molto Luna e la sua bambina e devo dire che sono stato trattato come un principe dalla famiglia Berlusconi, in particolar modo da Silvio e Paolo, che in quel momento lì era mio suocero. Ho dei ricordi bellissimi di questa famiglia. Non posso dire assolutamente nulla, mi hanno veramente trattato come un principe. Lorenzo Crespi parla del suo rapporto con Barbara D'Urso, ripercorrendo il momento nel quale la conduttrice Mediaset l'ha deluso profondamente e irrimediabilmente. All'affermatissimo attore Lorenzo Crespi chiediamo di parlarci di Barbara D'Urso e del suo rapporto attuale con lei. Dalle sue parole però traspare un senso di profonda delusione. Ecco a tal proposito cosa ci racconta in esclusiva per noi. Recentemente sei stato ospite anche nei contenitori di Barbara D'Urso in qualità di opinionista. Abbiamo avuto maniera di vedere la discussione al vetriolo tra te e Carina Cascella. Ci vuoi spiegare che cosa ti ha più ferito delle sue parole? Della signorina Cascella, che ancora oggi non so chi sia, non mi ha ferito nulla. Mi ha ferito Barbara D'Urso. Mi sono sentito tradito da Barbara. Barbara D'Urso è una donna che ho voluto molto bene, veramente tanto, e che ho difeso sempre contro tutto e tutti, e ha deciso di tradirmi da un momento all'altro. Forse la sincerità era solo da parte mia. Quando vieni tradito è dura. E cosa mi dici di Barbara D'Urso? Non ti dispiace che a causa degli altri avete rovinato una bellissima amicizia? Ripeto, non è a causa degli altri, lo ha voluto lei. È lei che comanda lì dentro, il programma è suo e non avrebbe mai dovuto permettere a gente sconosciuta e incapace artisticamente di intervenire a parlare con artisti con più di 20 anni di carriera. Tutto qui. Doveva intervenire subito e non doveva permettere a questa persona di aprire bocca nei miei confronti dopo aver passato 20 anni in Mediaset. Purtroppo sono molto dispiaciuto per questo e sarà per sempre così. Com'è cambiata secondo te la televisione durante tutti questi anni? Quali programmi elimineresti? Mediaset è cambiata totalmente. Canale 5 oggi è la rete 4 degli anni 90. Non ci sono più artisti. Non c'è più una grande fiction, non c'è più un grande show. Non ci sono più conduttori, ma non c'è più quasi nulla. Sono rimasti due, tre. Gerry Scotti, un mito. Paolo Bonolis sta andando via,
e rimane Barbara, ma è veramente crollata. Canale 5. Non la riconosco più. Perdonatemi, dimenticavo Maria De Filippi, che ho avuto il piacere di conoscere tanti anni fa. Avevo un bellissimo rapporto, sono andato 3 volte a C'è posta per te, ma anche lei con quei programmi, Uomini e donne, Temptation Island, ha contribuito anche un po' alla caduta di Canale 5, perché questi programmi sono programmi completamente da cancellare, da distruggere, da far sparire. Se ti chiedessero di partecipare a un reality show, accetteresti? Non accetterei mai di fare un reality, però se ci fossero 11 Lorenzo Crespi, cioè gente con carriera, con tanti film, forse un pensierino lo farei per farmi 2 risate, per divertirmi. Ma fino a quando vai in reality e incontri persone che non sai veramente chi sono, da dove arrivano, parenti di, figli di, compari di, è una cosa brutta. No, 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 assolutamente, non ci penso neanche. Preferirei morire di fame. Come vede il futuro televisivo Lorenzo Crespi? Di sicuro potrei un giorno rientrare, ma vorrei farlo da dove ho lasciato, con il produttore di Gente di Mare. Vorrei tornare a lavorare con lui. Era già in progetto in questi ultimi mesi, ne abbiamo parlato. Io non ho detto nulla, ma dobbiamo risolvere il problema del coronavirus. Poi si vedrà. Ve lo farò sapere. Sulla scia di questa bellissima e intrigante intervista, vi piacerebbe rivedere ancora Lorenzo Crespi in una nuova fiction? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.